Non ho mai sentito così tante baggianate, così tante balle proferite in questa aula in questi anni, e io sono qua dal 2000, dal 1996, quindi purtroppo colleghi, sono qua da tanto facciamo tempo. Esprimere Caparini, sono per favore. Sono qua da tanto tempo, ho colleghi. Visto tanti ministri cacciaballe, tanti ministri soprattutto del suo colore politico, ma cacciaballe come lei, sinceramente. Si rivolga con rispetto al governo, per favore. Prima di tutto diamo un nome e cognome alle cose. Non stiamo parlando di immigrati, non stiamo parlando di migranti, stiamo parlando di clandestini, perché solo l'8%, solo l'8% di coloro che poi noi così generosamente accogliamo vengono riconosciuti come tali, come profughi. Il restante 92% è clandestino, e i cittadini sappiano, collega, i cittadini sta sappiano urlando, che per voi favore. voi non siete facciamo in grado, esprimere Caparini, voi, facciamo esprimere Caparini, voi non siete in grado, una volta che accertate che non hanno i requisiti per restare sul territorio italiano, voi non siete in grado di espellerli, perché avete azzerato con le vostre finanziarie, ladre, avete azzerato il fondo per il rimpatrio di queste persone che rimangono qui. E se c'è uno sdegno in Europa, c'è perché sanno che noi siamo incapaci di gestire l'immigrazione, e che il problema che oggi è tutto nostro potrebbe diventare anche loro. I dati veri, quelli che è sufficiente digitare su internet, su qualsiasi motore di ricerca, dicono che sono più 825% rispetto al 2013 gli sbarchi nel nostro paese. Più 825%, questo è il dato di riferimento, questa è la cifra della vostra incapacità, perché di incapacità di gestire un fenomeno complesso si tratta. Allora, per quanto riguarda il rapporto con gli enti locali, siete stati evidentemente, e capisco il vostro imbarazzo, sbugiardati da coloro che fanno parte del vostro stesso partito, perché Fassino vi ha letteralmente sbugiardato e ha testimoniato come voi imponete gli immigrati, o meglio i clandestini, li imponete agli enti locali che non vengono, che collega, non vengono la richiamo abitato. All'ordine, collega Ciauchi, questo è un atteggiamento provocatorio. Guarda, per favore, chi si deve vergognare qui dentro è solo coloro che, approfittando delle disgrazie e della disperazione altrui, invece di fare quello che ogni paese civile dovrebbe fare, ovvero cooperare, ovvero prevenire, ovvero fermare alla fonte questi viaggi della morte, fanno un motivo di carriera politica sulle disgrazie altrui. Tu sei uno di quello! Tu sei uno di quello! Si rivolga alla Presidenza, Caparini! Si rivolga alla Presidenza! Si rivolga alla Presidenza! Senza nessun altro merito se non quello di... se non quello di... Collega, si deve rivolgere alla Presidenza e basta. Si deve rivolgere alla Presidenza. Prego. Mi sto rivolgendo alla Presidenza. E non accetterò le provocazioni del collega Ciocchi, che evidentemente non ha altri argomenti se non quelli. Quindi collega, si rivolga alla Presidenza e con rispetto ai suoi colleghi. Assolutamente, ma infatti ho semplicemente detto la verità. Quindi i costi indiretti sono, i costi diretti e indiretti per quanto riguarda l'immigrazione clandestina sul nostro paese, sono stati stimati in 10 miliardi l'anno. È di questo che voi dovete rispondere di fronte ai cittadini contribuenti. Non avete i soldi per i cassetti grati, per le lavoratrici e i lavoratori che sono alla disperazione, e li spendete così, li spendete in questo modo, li sperperate. Questo è la vostra colpa, è la vostra colpa. Il dramma del nostro paese è questo: una classe politica incapace di gestire un fenomeno che è complessissimo, che va affrontato, colleghi, in un solo modo, come stanno facendo Francia, come, che è contraria a Frontex, ve lo ricordo, o come sta facendo la Spagna. Perché in Spagna quest'anno sono approdati solo 3.000 clandestini, mentre in Italia sono 30.000?
La Spagna è evidentemente favorita rispetto all'Italia. Perché sono là e no? Collega Ciauchi, la richiamo all'ordine. Sì, e in Francia, in Spagna no, in Francia no. Perché noi siamo diventati il buco del culo del Mediterraneo. La ringrazio.